Quest'oggi 5 dicembre riceve il battesimo Lega Coop Romagna, primo sindacato di imprese cooperative dell'area vasta con ben 478 imprese aderenti, 28.000 lavoratori e 380.000 soci. Dopo la conferenza stampa del mattino, gli oltre 700 delegati delle province di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, convocati nel pomeriggio alla Palla Congressi di Rimini per costituire ufficialmente la nuova associazione, votare le cariche elettive, definire gli organi e la tecnostruttura. I candidati presentati all'Assemblea sono stati e anche i candidati presentati ed eletti all'Assemblea di Lega Coop Romagna sono stati presidente Giancarlo Ciaroni, direttore generale Monica Fantini, vicepresidente Mauro Pasolini e Massimo Matteucci, coordinatori territoriali Valeriano Solaroli e Massimo Codifredo. Perché è nata? Nasce soprattutto per cercare di elevare il livello di rappresentanza delle cooperative di questo territorio e nel farlo abbiamo dovuto in primo luogo partire da un dato che era quello di cercare di non perdere anche un fattore importante che avevamo fin dall'inizio, che era quello del radicamento territoriale o del modo di essere anche sul territorio. La scommessa quindi è doppia: da una parte riuscire ad elevare la rappresentanza al livello della competizione, dall'altra cercare di non perdere quelle che erano in qualche modo la nostra storia, il nostro modo di essere fin dall'origine. Avremo servizi alle imprese in rete su tutta la Romagna, e pur pensando a una squadra unica che si organizzerà su tre macro filiere, una agroalimentare, una lavoro e una servizi e turismo e sociali. Queste tre macro filiere avranno il compito di seguire i settori, le cooperative per settore. All'interno della struttura della squadra avremo anche incarichi specifici dal punto di vista progettuale su progetti specifici, per esempio Porto di Ravenna oppure le infrastrutture oppure altri, sanità. Si cambieranno di nome di fatto le regole del gioco? Noi speriamo di sì, speriamo di contribuire a cambiarle. Per quanto riguarda noi speriamo di cambiare al nostro interno e le cambiamo senz'altro, abbiamo già cominciato. Speriamo di dare un contributo a cambiarle anche di fuori. Una buona pratica in realtà che parte dalle tre leghe Coop che si sono unificate, quindi di fatto un buon lavoro è stato fatto già dal passato e questo ovviamente rafforza nell'unificazione un percorso. Sì, è vero, siamo 21 le persone che comporranno la grande squadra di Lega Coop Romagna e tra l'altro l'altro dato è che sono 21 persone con un'età media al di sotto dei 40 anni, tutti laureati e quindi anche con una professionalizzazione molto elevata e ancora una volta quell'intergenerazione di cui nella coerenza cooperativa bisogna tener conto, devo dire che in Romagna è stata assolutamente applicata. Le donne saranno oltre il 60%, quindi devo dire insomma un dato in controtendenza e anche qui la cosa, soprattutto da donna, che mi fa molto piacere è il fatto che è frutto di un percorso e io ne posso essere assolutamente un esempio dato dal fatto che sono stata la prima donna a livello nazionale per il nostro movimento a ricoprire un ruolo di direttore e quindi questo significa che effettivamente qui c'era una cultura molto spinta al tema della meritocrazia più che delle quote rosa che sono sempre un po' indigeste, poi effettivamente insomma se non si può far meglio comunque intanto iniziamo ad entrare così, però devo dire che qui è stato applicato un sistema meritocratico reale, concreto, che ha fatto sì in questo momento che effettivamente nella squadra su 21 12 siano donne e questo ci fa ovviamente molto piacere, diciamo un dato in più. Noi abbiamo un codice etico che anche questo spero che rappresenti un po' uno sprone per le cooperative, ma non solo. Molto
molto coerente ancora una volta a quello che noi vogliamo essere, quindi con un tema legato all'equità molto forte, un tema legato alle pari opportunità, ma nel senso che ho detto, quindi di pari opportunità ai cancelli di partenza dei processi di carriera e quindi di applicazione di quelli che sono i sistemi che possono consentire anche alla donna di raggiungerli, ossia i sistemi di conciliazione. Rispetto a questo noi siamo molto, insomma, in questi anni abbiamo fatto, devo dire, molto. Nello stesso tempo il discorso dell'intergenerazione. Il nostro codice etico dice che non si possono più avere cariche di tipo dirigenziale o comunque cariche apicali oltre i 67 anni, quindi oltre la data pensionabile. Quindi tutti i percorsi devono essere inseriti in questo lasso di tempo e nello stesso tempo grande spazio quindi ai percorsi professionali dei giovani, alla formazione, all'alta formazione, a tutti quei processi che possono consentire anche nelle risorse che si stanno liberando di fare percorsi anche all'interno delle aziende, perché il primo processo di innovazione per noi è inserire persone giovani, competenti, che possano instillare linfa e idee diverse. Un punto di partenza, Lega Coop Romagna, quale sarà la struttura, Ludo? Presidenza, vicepresidenza, direzione, lei in persona e coordinamento territoriale? E un'unica struttura, 21 saranno le persone, la sede legale è Ravenna, ma ovviamente i presidi territoriali rimarranno e anzi saranno rafforzati nel sistema dei servizi che viene erogato, nel senso che la nuova struttura ha cercato di fare veramente un processo di innovazione gestionale, per cui ci sarà la struttura Lega Coop con la rappresentanza politico-sindacale per le imprese, appoggiata a una rete che si andrà ad allargare di servizi sempre più nuovi e sempre più in linea a quelle che sono le esigenze delle imprese, quindi servizi di innovazione, al di là dei servizi ordinari, quindi legati al tema del jus lavoristico, del fiscale, del contabile, ma anche servizi sull'innovazione, sull'internazionalizzazione, sulla responsabilità sociale, quindi in maniera innovativa anche questo tema che per noi è primario. Ci saranno due coordinatori territoriali su Rimini, su Ravenna, un direttore generale, che spero oggi mi votino, perché che dovrei essere io, diciamo, un unico presidente, due vicepresidenti e anche i settori li abbiamo riqualificati per macrofiliere, per cui ci sarà una macrofiliera lavoro, una macrofiliera agroalimentare e una macrofiliera servizi sociali con i ragazzi che lavoreranno su ogni macrofiliera in staff. Sarà sicuramente un grande passaggio per tutti, ognuno di noi dovrà abituarsi a un vestito diverso, un vestito nuovo, però insomma noi non l'abbiamo voluto questa esperienza, quindi non possiamo né lamentarci né essere dubbiosi. Abbiamo pensato, ma noi abbiamo fatto la sintesi di ciò che pensavano già altri, le nostre imprese, che fosse necessario per rappresentare al meglio la capacità di interlocuzione di questo mondo, nel nostro mondo, unificare le tre rappresentanze provinciali. Il mondo cooperativo nasce per combattere la disperazione, la fame, quindi abituato alle grandi difficoltà. Nel momento in cui c'è difficoltà noi reagiamo così, reagiamo non solo unendoci, ma cercando di diventare punto di riferimento anche morale, non solo imprenditoriale, di un sistema che abbiamo l'impressione si stia veramente sfaldando. Questo non possiamo permettercelo, non dobbiamo permettercelo e non lo vogliamo. C'è una situazione oggi di mercato difficile, molto competitiva, e il riuscire a competere sempre più nella logica dei distretti e non solo delle singole imprese è un po' il leitmotiv che ha condizionato e quindi anche costruito il progetto di Lega Coop Romagna. Settori, territori, ambiti, aree che si rafforzano anche nella logica di una competizione più stringente. È un progetto al quale abbiamo lavorato da diverso tempo. Si dice da un anno e più. Da più di un anno. Come è nata l'idea? L'idea è nata nella convinzione che in questo cambiamento, in questa difficoltà, in questa congiuntura che sempre meno scongiuntura è, ma è proprio crisi strutturale,
anche il mondo dell'associazionismo, delle imprese cooperative e non, si è dovuto in qualche modo adeguare ad una nuova fase di sfida e di competizione. La risposta di Legacoop Romagna è prima di tutto una risposta anche e soprattutto in questa direzione. Favorire alle imprese una opportunità in più per competere meglio. E la cosa più evidente e più interessante è anche la consapevolezza di avere progettato e costruito un qualcosa che in prospettiva potrebbe interessare anche molti altri territori della nostra regione, che è pur sempre una regione che si muove ai vertici, insomma, per quello che riguarda risultati industriali, risultati di socialità, risultati nel campo sanitario, nel campo sociale, nel campo del turismo.